Dopo un lungo viaggio per nave, i nostri eroi attraccano nel continente occidentale e giungono ad una piccola chiesetta che sorge su un promontorio vicino al mare. Chiesta qualche informazione ad un fraticello del posto, il gruppo scopre che Dol Magus è stato visto dirigersi verso Baccarat, una città poco distante, famosa per il suo sfarzoso casinò. I nostri amici si rimettono quindi in viaggio e una volta arrivati nella cittadina menzionata dal giovane uomo di chiesa, scoprono che la rinomata casa da gioco, che tanto l'ha resa celebre, è stata momentaneamente chiusa per motivi misteriosi. Le voci poco rassicuranti che serpeggiano tra gli abitanti di Baccarat affermano che al proprietario del casinò, conosciuto col nome di Golding, sia accaduto qualcosa di grave e alcuni mormorano addirittura che il ricco signore sia stato ucciso da una persona vestita da giullare che si sarebbe introdotta di soppiatto nella sua villa. Origliando una conversazione tra il barista della locanda e un croupier, il ragazzo con la bandana scopre che Cash e Carrie, i figli adottivi del magnate, hanno mandato un gruppo di uomini al loro servizio alla ricerca dell'assassino del padre. Arrivando alla conclusione che il killer non possa essere altri che Dol Magus, il nostro eroe decide di interrogare l'host della taverna, che facilmente convinto, svela che i sicari inviati a vendicare Golding si sono diretti verso un'isola situata a nord-ovest del continente occidentale. Sicuri di riuscire finalmente ad acciuffare il malvagio giullare, i nostri amici ripartono da Baccarat più determinati che mai. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale dei Two Times Nerd. Io sono Fedro e oggi siamo qui per il 19° episodio di Dragon Quest VIII, l'Odissea del Re Maledetto. Dopo aver svolto alcune indagini per la cittadina di Baccarat, abbiamo scoperto che Dol Magus si è diretto verso un'isola a nord-ovest del continente occidentale, luogo in cui sorgono delle antiche e misteriose rovine. Sappiamo che in questa città il malvagio giullare ha ucciso colui che gestiva il casinò, tale signor Golding. Le ragioni per cui l'ha fatto non le sappiamo, ma sappiamo però bene che dobbiamo cercare di acciuffarlo al più presto in modo che non possa più nuocere al resto del mondo. Detto ciò, prima di imbarcarci nuovamente per questa nuova destinazione dovremo affrontare una piccola missione secondaria che si tiene in un luogo che si trova molto vicino alla città di Baccarat. Nel frattempo possiamo lasciarla e rimetterci nuovamente in cammino. Come sempre assumeremo una fiala d'acqua santa per evitare di venire attaccati dai mostri più deboli, in modo da procedere più velocemente verso la destinazione, che si trova proprio su questa collina che vediamo davanti a noi. Nel frattempo possiamo sentire che l'oggetto che stavamo preparando all'interno del nostro pentolone alchemico è pronto. L'anello dell'immunità che dovremo dare a Dave lo svelto si è finalmente elaborato. Eccolo qui. È un anello che difende e protegge dal veleno. Lo mettiamo via e mettiamo nel pentolone due medicine potenti. Utilizzando due medicine potenti otterremo una medicina speciale, anch'esso un oggetto che ci servirà per Dave lo svelto. Vedremo più avanti in questa puntata di cosa si tratta. Ok, mettiamo gli ingredienti all'interno del pentolone e ce ne andiamo immediatamente, continuiamo il nostro viaggio. Sì, sì, tornerò a controllare quando sarà pronto. Ok, saliamo su questa collinetta seguendo il sentiero battuto. E come vedrete, davanti a noi spunta una location molto, molto particolare. Vi è un edificio che ha la forma di un Cogwart. Entriamo e vediamo di che posto si tratta. Qui possiamo vedere tanti gatti che girano per conto loro e all'interno di queste sbarre ci sono alcuni Cogwart che si aggirano in cattività.
Sentiamo i nostri amici cosa hanno da dire su questa location singolare. Da piccolo gli animali mi piacevano moltissimo. Li amavo così tanto che la gente mi chiamava Yangus, il re degli animali. E mica lo facevano perché somiglio ad un animale, eh? Ci crediamo poco, caro Yangus. Abbiamo fatto tutta questa strada e non si vede in giro nemmeno l'ombra di una bella ragazza. E anche gli edifici sono strani. In realtà la bella ragazza ce l'hai di fianco, Angelo, Jessica è lì, eh? Che razza di posto! Sbrighiamoci a finire quello che dobbiamo fare e andiamocene via. Non sembra così colpito. Ma questo posto sembra uno zoo. Chiunque viva qui è di certo un tipo originale. Dice la ragazza vestita da Bunny Girl. Comunque cerchiamo di entrare parlando con questo ragazzone corpulento che porta dei pantaloni leopardati. Sorry, just a bit of catarrh. Sembra un po' raffreddato il tipo e se ci avete fatto caso, ogni volta che parla fa delle fusa, come se fosse un mezzo gatto pure lui. Forse i gatti che si aggirano qua l'hanno un po' influenzato. How's it? Welcome to Shatter Felix, residence of the great cybercat father, Master Felix. Impariamo quindi il nome di questo luogo. È la tenuta Felix. Un luogo che sembra dedicato agli amanti dei Cogwar. My name's Tom. I'm Master Felix's helper. Are you here to see him? In realtà no, perché siamo capitati qui per caso, ma va bene, incontriamolo già che ci siamo. Excuse me? But Master Felix is a busy man. He hasn't got time to meet any old thing the cat dragged in. I'll have to ask you some questions. If you can prove you're a top cat, I'll let you in just now. E sentiamo queste domande. Question number one. It's late, and it's raining cats and dogs. You're hurrying home. When you hear a little kitten meowing, it's right soaking wet. But everyone in your house really hates cats. So what do you do with the kitten? Dunque, il buon Tom ci porrà delle domande per vedere se siamo effettivamente degni di entrare alla tenuta Felix. Dovremo dimostrarci grandi amanti degli animali. In questo caso, l'opzione corretta è lo porti a casa e lo tieni con te. Giustamente è quello che farebbe una persona che tiene tantissimo a esseri viventi che si possono adottare. Question number two. Dai, sorprendici, Tom. You're the king's servant. You go out hunting with the king, but you don't manage to find any prey. Scudiero del re, questa è quasi una definizione che si avvicina a quello che è il nostro eroe. Sappiamo essere un soldato di Retrode. You find a tiger in a trap in the woods. The king is some way off and hasn't noticed the tiger yet. So, what do you do? Beh, considerando che il re potrebbe non essere ben disposto verso la tigre, la risposta giusta è liberi la tigre e la lasci scappare. And question number three! Final question, domanda finale di Tom. You are an explorer. Along your travels, you're attacked by a great cyber cat. You manage to overpower the cat, but it looks at you as if it wants to become your friend and trap so. What do you do? Dunque, il Cogwar viene sconfitto e vuole diventare nostro amico. Tutto ciò ricorda, in un certo senso, Dragon Quest V. C'era un Cogwar che viaggiava con noi, anche se non andava sconfitto. Comunque, in questo caso, visto che il Cogwar si rivela amichevole nei nostri confronti, di certo non gli infliggiamo il colpo di grazia perché saremmo degli infami, ma lasciamo che il Cogwar si unisca a noi nel viaggio. E con queste tre risposte, il buon Tom sarà felice.
And now, to let the cat out of the bag, let's see how you did. Momento della verità. Perfect. You've proved that you're the cat's whiskers. A real hip cat. Veramente in zampa. Un po' fissatello, eh? You have permission to see Master Felix. Ma grazie. You can go in. E quindi siamo degni di entrare in questa piccola tenuta. Non so da dove venga il suo nome, ma la gente chiama Mastro Felix il grande padre dei Kogwar. Nessuno sa perché, invece lo capiremo molto molto a breve. Sappiate comunque, ragazzi, che fare questa missione ci serve per sbloccare una meccanica che renderà i nostri viaggi per la world map decisamente più veloci. È una quest che potete affrontare anche in altri momenti del gioco, ma noi la facciamo subito in modo da ottenere un oggetto molto molto importante. Comunque, seduto a questa scrivania, vediamo il gran padrone di questa zona, di questa casa, ossia Mastro Felix, questo tizio baffuto con un medaglione al collo, vestito di un abito leopardato, così come il suo schiavetto qua fuori. Dietro di lui ci appesa un'enorme testa di Kogwar, probabilmente non è una testa vera, ma è una sorta di statua, di testa creata da qualcuno. Mentre di fianco vediamo degli intagli in legno che rappresentano sempre queste bestie. Parliamo con quest'uomo e vediamo cosa ci dice, perché avrà bisogno del nostro aiuto. Sembra essere molto indaffarato, sta scrivendo su dei fogli. I say, someone other than Tom for once. The old boy doesn't often let people in, you know. Quindi vuol dire che in questo mondo ci sono pochi amanti dei Kogwar. It's been a rather busy time, I'm afraid. I'll be with you in a jiffy. Chissà che diavolo sta scrivendo. Non riusciamo nemmeno a leggerli quei fogli. There. I think I'll take a breather for a while. Sorry to keep you waiting. So, you're an explorer, eh? I'm Felix. Piacere di conoscerti. Well, Tom's really got an eye for people. Only lets decent chaps through, you know. E noi siamo di un certo livello. Stiamo cercando di liberare il mondo da un male chiamato Dolmagus. Yes. You might just be able to assist me. There's a little undertaking I need some help with. Allow me to explain. It's an old chum of mine, you see. Gone and got himself lost, would you believe? Normally I'd go and help the old bean out myself, of course. But as you can see, I've got a lot on my plate just at the mo. Lo vediamo, anche se non capiamo il significato di queste cose che stai facendo, ma ci fidiamo. That's where you come in. I'd like you to go and give the old bean a bit of assistance. If you don't mind, that is. No, non mi dispiace. Well, what do you say? Will you help? Certo che sì. Capital! Right, I'll tell you what you need to do then. E sentiamo quindi qual è la nostra missione che ci verrà around comunicata. These parts, there are four great saber cat statues. You might have seen one of them on your way over here. No, in realtà non l'abbiamo ancora vista, ma è vero, ci sono quattro statue di Kogwar. They all point to the same place. There's a strange tree there that's only visible at dawn. And that's precisely where the old chap is, you see. All I need you to do is go there and give him this. E riceviamo un'ampolla di sabbia del riposo che mettiamo in borsa. Tra l'altro notare che carino il design dell'ampolla, delle ali sopra intagliate. He's a clever old bean. Just give him that and he'll know what to do. Once you've given it to him, come back and pay me a visit. Ed è proprio quello che ci interessa, il premio che Felix ci darà. A couple of the saber cat statues. It's worth taking a look before you go off exploring. Ah! Golly! I nearly forgot. I suppose you've never ridden a great saber cat before, eh?
Well, this'll be a fine chance. Speak to Tom. He'll give you what you need. Eh già. Potremo cavalcare un Cogwar per raggiungere questa destinazione e fare molto prima. Immagino che stiate già capendo a cosa ci porterà questa missione secondaria. Give the old speed a bit of a boost, what? Tom will explain the rest. Va bene, allora andiamo a parlare di nuovo con Tom. Il nostro obiettivo, come ci ha detto Mastro Felix, è trovare un albero che compare solo durante l'alba, luogo in cui si dovrebbe aggirare questo vecchio amico del padrone della tenuta. Prima di andare da Tom, però, sentiamo cosa hanno da dire gli altri. Allora, stiamo cercando un albero indicato da statue dei Cogwar che si può vedere solo all'alba? Secondo me si tratta di qualcosa di losco, però abbiamo detto che lo avremmo fatto, quindi sarà meglio che ci diamo una mossa e andiamo a vedere di che cosa si tratta. Si tratta qualcosa di losco, Yangus? Voglio ricordarti che tu sei quello che ci ha portati a Peekam, non vorrei dire. Allora adesso potremo cavalcare un Cogwar? Sono convinto che ci sarà molto utile, tuttavia temo che non mi sentirò del tutto a mio agio in groppa a quei grossi gattoni. In effetti, Angelo non ce lo vedo in groppa a un Cogwar. Eppure, ciò potrà accadere. Statue di Cogwar? Ma sono l'unica che non le ha viste la prima volta che siamo venuti qui. No, Jessica, non le abbiamo viste neanche noi. Comunque, dobbiamo andare a parlare col ragazzone qua fuori, che al suo fianco ha un bel Cogwar pronto per noi. Wasn't Master Felix inside? Certo, dove vuoi che fosse. What? Master Felix asked you a favor? Sì. He must think you're the cat's pajamas if he gave you the go-ahead to ride on one of his great saber cats. Evidentemente ha visto in noi qualcosa di estremamente buono per permetterci di usare i suoi Cogwar. Great! Anche il Cogwar ruggisce in segno di approvazione. Sì, siamo prontissimi Tom. Tra l'altro, piccola curiosità che vi dico, questa zona compare, la tenuta Felix compare anche tra i mondi esplorabili di Dragon Quest 11S nella zona di Acronia. Comunque accettiamo e andiamo in groppa al nostro nuovo amico. Una piccola cosa. Il Cogwar che ci darà il nostro amico Tom ci seguirà solo fino a quando non scenderemo dalla sua groppa. Se scenderemo dalla groppa del Cogwar, esso scomparirà e noi ci troveremo costretti a proseguire a piedi. Per riprenderlo di nuovo, dovremo tornare qui e parlare con Tom. Ok. Let me tell you the basics about riding a great saber cat. Adesso ce lo dirà anche lui, probabilmente. One of these cats, you can go a lot quicker than you would on foot. But you can't go further. You can just go to all the same places faster. Some people get that wrong. So if you get off and accidentally lose your cat, come back and see me. I'll lend you a cat as many times as you like. That's it. You're ready to go. Good luck. E quindi possiamo partire in sella al nostro nuovo amico. Cosa importante è che anche quando saremo in sella al Cogwar potremo incontrare i nemici. L'unica nota positiva legata al bestione è il fatto che ci potremo muovere a velocità triplicata sulla world map. Saremo molto più veloci e raggiungeremo molto più in fretta le nostre prossime destinazioni. Non lo potremo però utilizzare all'interno dei dungeon o dei sotterranei, serve principalmente per la world map. Comunque, per raggiungere l'albero che compare solo all'alba, che si chiama tra l'altro Albero dello Stige, dovremo percorrere questa strada che state vedendo, che passa praticamente dietro la collina dove si trova la tenuta Felix. Come avete visto, ho preso un'altra fiala d'acqua santa proprio per evitare che ci attacchino i nemici. Qui vedete che
c'è una delle statue menzionate prima da Mastro Felix che punta in quella direzione. Dobbiamo prendere questo ponte e arriveremo in una zona in cui c'è un cerchio di pietre. Dovremo attendere l'alba affinché l'amico di Mastro Felix e l'albero compaiano. Nel frattempo possiamo recuperare dal nostro pentolone la medicina speciale che a quanto pare si è preparata nel frattempo. Vedrete, come ho già detto, a cosa ci servirà. Ok, la mettiamo via subito e a questo punto potremmo forgiare, già che ci siamo, l'arco di Eros per il nostro angelo, solo che prima dobbiamo togliere dal suo equipaggiamento l'arco da caccia che ha in questo momento, perché se no non si può procedere. Allora, togliamo l'arco da caccia, lo rimuoviamo e andiamo a creare l'arco di Eros. L'arco di Eros si ottiene mescolando un reggicalze all'arco da caccia. Vorremmo ovviamente attendere un po' prima che esso sia pronto. Come sempre dovremo fare un tot di passi, dovremo muoverci per un tot di passi sulla world, ma comunque all'interno dei vari luoghi, come già vi avevo spiegato un bel po' di puntate fa. Allora, vediamo un po'. Il reggicalze, eccolo qua, lo utilizziamo subito. E poi cerchiamo l'arco da caccia che dovrebbe essere nell'inventario di Angelo. Ok, mescoliamo tutto e avviamo immediatamente il processo. Voilà. Ok, torniamo indietro. Dovremo attendere l'arrivo dell'alba affinché qui compaia ciò che ci serve. Sappiate che se arrivaste qui in un momento della giornata come il pomeriggio o il mattino, vi toccherà aspettare un bel po'. Il mio consiglio è eventualmente di riposare a Baccarat, riposare fino a notte, poi andare alla tenuta Felix e voilà, ci siamo, è comparso. Parliamo subito con il personaggio che si trova qui. Il mio nome è Baumrem, ero venuto qui per sbrigare una commissione per Felix, il mio padrone, però mi sono perso. So che la mia domanda ti apparirà strana, ma forse tu puoi aiutarmi. Sai per caso dove sto andando? E quindi a lui dobbiamo dare immediatamente la sabbia del riposo. Questa ampolla donata da Felix contiene una polvere misteriosa. Come avrete notato, il Kogwar è incorporeo. Sembra essere uno spirito. Diamogliela subito. Dobbiamo essere veloci. Comunque, come vi dicevo, terminando il discorso di prima, vi conviene partire di notte da Baccarat, andare alla tenuta Felix, prendere il Kogwar e poi venire qui, almeno l'attesa non sarà lunga. Fedro tira fuori la sabbia del riposo. That powder. Where did you get that? Sembra sorpreso questo Baumren. O Baumren, secondo la pronuncia inglese. Gave it to you. This is unbelievable. Of course. Now I finally understand. I thought it was a bit strange. I just kept going round and round and round in circles. In sostanza, Baumren ha perso la vita. Non sappiamo come. È toccante questa storia, in realtà. You've been a great help. If you hadn't come, I might have been wandering around here forever. Would you mind opening that bottle and sprinkling the powder around? Fedro sparge tutto intorno la sabbia del riposo. Pare quindi che questa sabbia abbia una sorta di effetto sullo spirito della creatura che abbiamo davanti. State a vedere. If you see Master Felix again, I'd like you to give him a message from me. Tell him that I, Baumren, owe a life
good health on your journey. E così, con il potere dell'oggetto datoci da Mastro Felix, Baumren, o meglio la sua anima, riesce ad ascendere al cielo. Da un lato però ci fa intuire che Mastro Felix fosse sì legato al Kogwar, ma poteva venirci lui a sistemare questa questione, considerando l'affetto che l'essere provava nei suoi confronti. Comunque, qui a terra, raccoglibile solo dopo questa cutscene, troviamo una foglia di Yggdrasil. La foglia di Yggdrasil è un oggetto preziosissimo. Esso, infatti, ci permetterà di far tornare in vita un singolo componente del gruppo. Ergo, teniamocela molto molto stretta, perché potrà essere estremamente utile in momenti gravi durante il combat, durante certe fight. Comunque, detto ciò, abbiamo abbandonato il nostro Kogwar, siamo scesi dalla sua groppa, ergo dovremo rifarci la strada a piedi perché non abbiamo modo di richiamarlo. Quindi utilizziamo il teletrasporto e torniamo istantaneamente alla tenuta Felix. La nostra missione è stata compiuta, ergo possiamo andare a parlare con il capo di questo luogo e a dirgli che tutto è andato secondo i piani. Proviamo a sentire i nostri amici se hanno commenti da fare. Dovremmo andare a dire a quel Felix come sono andate le cose. Scommetto che sarà felice di sapere che siamo riusciti a fare quello che ci aveva chiesto, eh? Speriamo di sì, Angus. Felix aveva detto che ci avrebbe ricompensati, non è vero? Forse darà a Jessica una minigonna aderente leopardata. O magari una maglietta scollata. Mi sembra quel tipo di persona. Ah, brutto porco, sempre a pensare a quello, Angelo, pazzesco. Allora è questo che intendeva quando ha detto smarrire la strada? Mi fa piacere che siamo stati d'aiuto, ma non posso fare a meno di sentirmi triste per Baumren. Già. Baumren, che purtroppo è passato a miglior vita, non sappiamo come. Come se si fosse perso e fosse morto, forse ucciso da qualche mostro. Oh, sei tornato! Mastro Felix ti sta aspettando! E allora andiamo da Mastro Felix, non facciamolo attendere oltre. Così potremo anche scoprire cosa vuole donarci per questo favore che gli abbiamo fatto. Sempre intento a scrivere, ma chissà di che diavolo si sta occupando. What ho! Finally made it back, I see. And you managed to give my old chum a leg up. Zitto, povero vecchio amico che è morto. That strange tree where you met him has been known since ancient times as the Tree of Styx. Sì, l'albero dello Stige. It's all too bally easy to lose your way around it, not realizing that your innings is over. But now the old bean's realized what's happened to him and he's safely on his way to the afterlife. E quindi un albero che in un certo senso è collegato con l'aldilà. You know, he, Baumren, was the first Sabercat ever to open up his heart to me. Absolutely terrific chap. It's thanks to him that I've got where I am today. And that's precisely why I couldn't leave the job unattended to go and help the old boy myself. Mi puzza un po' di scusa questa, ma va bene. What am I doing? Of course, I haven't explained yet, eh? I'm the chairman of the great Sabercat Trust. I know. Why don't I make you a member? It's the least I can do after all your help. You have this. It shows you're one of us. E quindi, Mastro Felix, capo della grande fratellanza felina, come appena dichiarato, ci dona una piccola campanella. Una campanella che ha anche una piccola coda di Kogwar nel lato più alto, che sporge.
Fedro riceve la campanella che dimostra l'appartenenza alla grande fratellanza felina. The bell is your proof of membership. It'll call a nearby saber cat if you ring it in the right place. What's the bell called? It doesn't really have a name. I suppose that'd make it a bit of a pig to use, eh? Sì, oh, ci torna più comodo per trovarla facilmente nei menu. Righto! How about we call it Bormran's Pear, eh? In memory of a good friend and a fine old gent. E otteniamo quindi la campana di Baumren, chiamata così appunto per il vecchio amico di Mastro Felix. La campana di Baumren ci permetterà di chiamare in qualsiasi punto della world map un Kogwar pronto ad aiutarci, un Kogwar che potremo cavalcare. Ergo, non dovremo più parlare con Tom, ma suonare la campana direttamente dal nostro menu. E quindi possiamo lasciare questo posto. La missione secondaria è stata completata. Vediamo cosa dicono gli altri. Dopodiché ci teletrasporteremo verso la chiesetta sul mare, dove riprenderemo il timone della nostra nave e andremo verso l'isola a nord-ovest. Chissà che tipo di gente è iscritta alla grande fratellanza felina. Ci sono montagne di cose che non so del mondo. Comunque, vediamo cosa succede quando suoniamo quella campanella e lo vedremo tra poco. Ho visto che sistemi usa la gente dell'abbazia per convincere gli altri a fare donazioni. Ho la sensazione che questa grande fratellanza felina sia solo un modo per spillarci i quattrini. Spero tanto di sbagliarmi, eh. Sappiamo che la chiesa lucra sui fedeli. Lo avevamo visto anche a Neos, nella locanda. Allora adesso siamo membri della grande fratellanza felina? Prima mi sentivo un po' depressa, ma ora sì che va meglio. Prima giù e adesso su. Un po' come andare in barca nell'agitato mare delle emozioni, povera Jessica. Ancora depressa ovviamente per la morte di Alistair avvenuta per mano di Dolmagus, lo sappiamo bene. D'altronde lei è in viaggio proprio per questa ragione. Ciao Tom, è stato un piacere. No, non volevo parlare col Kogwar. Quindi ora fai parte della grande fratellanza felina? Ora che la campanella sei a posto, puoi chiamare tutti i Kogwar del mondo in tuo aiuto in qualsiasi momento? Non dovrei più cercarli qui adesso. Buona fortuna allora, fratello. Ogni tanto torna a trovare Mastro Felix. Va bene. E con questo noi ci teletrasportiamo, come vi dicevo, alla chiesa sul mare. Dovremo andare verso nord-ovest, dove finalmente cominceremo a vedere cose di trama un po' più consistenti. Questi ultimi episodi sono stati un po' più deboli dal punto di vista narrativo, perché da quando si ottiene la nave Dragon Quest 8 si apre molto e, come avete potuto vedere, i compiti secondari che si possono svolgere sono tanti, sono numerosi, e io sto cercando di mostrarvi tutto il possibile. Ho tralasciato solo l'isola di Savella perché andarci adesso, anche a livello di trama, non sarebbe stato tanto adatto. Sappiate però che ci andremo e faremo tutto quello che c'è da fare, quindi non temete. È giusto anche per bilanciare tutto con il resto. Comunque ci siamo. L'isola in questione è proprio questa. E possiamo vedere che dei nemici ci attaccano. Porca miseria. Eravamo quasi arrivati, ma giustamente arriva un gruppo di avversari che vuole romperci le scatole. Allora, vediamo se posso, perché ho fatto una cavolata. Infatti adesso Angelo in questo momento non ha un'arma, perché gliel'ho tolta prima, ma adesso l'andremo a sistemare. Allora, con Jessica andiamo di boom, vediamo di far fuori tutti. Purtroppo sulla nave l'emulatore scatta tantissimo, perché ci sono, deve caricare tante cose, quindi mi scuso se purtroppo la resa non è il massimo. Ok, bene, le baby piovre sono state fatte fuori, addio anche a lui, resta solo il piovrone, la piovra regina, che è sostanzialmente un tentaculus in miniatura. Dai, forza, attacchiamo con tutti. No, Angelo, forse è il caso che usi un altro incantesimo, mentre Jessica può andare di flamma sfera. Dai, dovremmo riuscire a liberarcene con un paio di attacchi.
Vai Angelo, bufera. È abbastanza resistente il nemico. Però Yangus riesce a chiudere con un colpo d'ascia. Ok, possiamo sbarcare esattamente qui. E là in fondo vediamo che c'è una coltre fumosa di colore viola. Esattamente la stessa coltre, lo stesso tipo di coltre che c'era sopra il castello di Trodain quando lo avevamo visitato. Qui, appena sbarcati, troviamo una nave, una piccola nave, dove ci sono tre persone. Parliamo con loro e scopriamo chi sono. Surely it's too dangerous to carry on pursuing this fiend. I mean, look at what he did to Golding. Come avrete intuito, questi sono gli scagnozzi di Cash e Carrie, i figli adottivi di Golding, che sono stati mandati alla ricerca di Dolmagus per vendicarsi della morte del padrone del casinò. Who are you? Interesting. I thought there was no one on this island besides us and Golding's murderer. Invece no, anche noi siamo alla ricerca della stessa persona che state cercando voi. Let me give you a piece of advice. Steer clear of the old ruins in the middle of the island. Ignore me at your peril. You have been warned. E non possiamo tirarci indietro, però. Ormai il nostro obiettivo comincia ad essere davvero vicino. Dopo un lunghissimo viaggio, Dolmagus non è più così ineffabile. Sentiamo cosa dicono gli altri. Ci hanno detto che Dolmagus si è diretto verso quest'isola, ma non sappiamo se l'informazione è affidabile. Ho ragione, no? Abbiamo fatto una gran fatica a inseguire Dolmagus fin qui. È stato un vero lavoraccio rimettere la nave di nuovo in mare. Oh sì, confermo. Quello che voglio dire è che non possiamo sempre fidarci delle parole del primo venuto. Beh, ripeto, la coltre oscura che vediamo in distanza sembra essere abbastanza esplicativa. Dolmagus deve essere venuto su quest'isola alla ricerca della sua prossima vittima. Finora si è sempre comportato in questo modo e non credo che cambierà proprio adesso. Eh sì, si è lasciato dietro una scia di cadaveri notevole. Sarà uno scherzo trovare Dolmagus adesso che sappiamo che è da qualche parte sull'isola. Speriamo. Non trascurate nulla! Dobbiamo trovare Dolmagus! Quando lo avremo tra le mani, gli faremo pagare tutte le atrocità che ha commesso! Chi lo odia più di Retrode? Viaggiatori curiosi, se ci tenete alla vita, state alla larga dalle rovine che si trovano in mezzo all'isola. Ignorare le mie parole potrebbe costarvi caro. Io vi ho avvisati, sì, fino a un certo punto però. Abbiamo inseguito quel giullare fin qui, ma ora che il momento della verità è vicino, non vedo proprio che speranze abbiamo contro qualcuno così forte da battere lo stesso Golding. Ma ormai siamo qui e non possiamo certo mollare tutto e tornare a casa. Oh, che fare, che fare! Come vedete, il gruppo è composto da un chierico, un guerriero e una maga che sta qui sulla nave. Vediamo cosa dice anche lei. Ma perché quel giullare ha scelto un posto così spettrale? Se questo posto non facesse venire i brividi, non avremmo esitazioni a dargli la caccia. Sì, hanno un po' paura tutti e tre questi avventurieri, ma noi siamo ben più impavidi di loro. Ed è giunto il momento di utilizzare la campana di Baumren per vedere di nuovo il Kogwar in azione, per arrivare prima alla nostra destinazione. La utilizziamo immediatamente e vedremo arrivare il nostro amico a quattro zampe. Guardatelo com'è fiero. Ed eccoci qua. Qui troveremo qualche nemico, perché i nemici sono di livello più alto del nostro. Farò un po' di allenamento tra questa e la prossima puntata e andrò anche a migliorare un pochino l'equipaggiamento dei nostri personaggi, perché da dopo questa parte il gioco si farà abbastanza complicato e dovremo essere molto molto competitivi. Ci avviciniamo verso la fine del primo atto e le cose, ripeto, si faranno molto molto interessanti, ma anche molto più ostiche. Comunque, andiamo di boom, così riusciamo a colpire tutti. Vai Jessica. Ok, danno a tutti i nemici presenti sul campo.
Cerchiamo di usare magie che colpiscono più target per andare più rapidi. Il blob rosa lancia caos, ma fortunatamente non ha effetto sul nostro caro ladro tracagnotto. Iceberg. Questo colpisce tutti e vedete che fa non tantissimo, però un danno fastidioso, soprattutto se Iceberg viene lanciato da tutti gli avversari che ci troviamo davanti, da tutti questi magi funghi fastidiosi. Vedete quanto danno stiamo accumulando? È il caso di allenarci e di migliorare il nostro equipaggiamento, perché comincia ad essere un pochino datato. Ok, colpiamo tutti i magi funghi che vengono, cioè quelli, i tre a destra, perché uno viene contato come elemento singolo. Dai, vai Angelo. Ok, danno un po' scarso. Vai Jessica, speriamo di togliere, vabbè, tre ce li togliamo, rimane solo quello che lancia di nuovo Iceberg. Che fastidio. Ai ai ai, Jessica e Angelo cominciano ad avere pochi PV, ma fortunatamente l'eroe con incendio ci libera di questo problema. E Yangus sale a livello 26, attenzione. Ok, Yangus ha ottenuto 5 punti abilità che andiamo ad assegnare alle... no, all'umanità, anche se potremmo cominciare ad assegnargli alle falci, dato che più avanti molto probabilmente cambieremo l'arma di Yangus con le falci. Mettiamoli in falci, va là, che va bene, vai. Ok, riprendiamo la nostra cavalcata e prima però utilizziamo una fiala d'acqua santa per ridurre un po' il numero degli scontri. Ok, andiamo qui a destra facendo una deviazione, perché prima recupereremo velocemente tutti gli oggetti che si trovano su quest'isola. Sono pochissimi, quindi lo facciamo subito e non in un video a parte o comunque alla fine di un altro episodio, in modo da avere tutto quanto ciò che ci serve. Allora, qui apriamo la cassa e troviamo una cotta zombie. La cotta zombie è un'armatura maledetta che non vi conviene indossare. La potete trasformare in un'armatura di platino combinandola nel calderone, nel pentolone alchemico, con una cenere del santo. Allora, attacchiamo di nuovo questi magi funghi, ma usiamo anzi incendio con l'eroe, va là, che è meglio. Vi lascio un po' di scontri per questo episodio, visto che ne abbiamo visti davvero pochi nelle puntate precedenti. E giustamente, Dragon Quest 8 è anche questo, quindi ci sta a vedere anche i nostri personaggi combattere in battaglia. Se poi dovessero diventare numerosi, ma non credo, taglierò tutto in modo da rendere la puntata più scorrevole. Ho fatto una grossa cavolata perché non ho curato i nostri amici prima di affrontare i nemici e sto rischiando molto grosso in questo momento. Ok, fortunatamente attacca l'eroe, ma dovremmo riuscire a chiudere con Yangus. Perfetto, ciao ciao magi funghi, non è stato un piacere. Ok, utilizziamo immediatamente la guarigione completa, che è una guarigione automatica, in modo da non rischiare morti inutili in battaglia, ergo perdite di tempo di cui non abbiamo bisogno. Allora, come potete vedere, siamo nella parte est dell'isola. Dobbiamo andare verso quell'insenatura centrale per raggiungere le rovine, luogo in cui in teoria si è diretto il caro giullare bastardo che dovremo pestare a sangue. Prima però recuperiamo la cassa che c'è in quest'angolo, perché questa cassa contiene una mini medaglia che prontamente mettiamo nel nostro inventario. Qui c'è un affamigerato mostro che non ci interessa far fuori e quindi possiamo proseguire su di qui. Vediamo se riusciamo a farcela senza dover combattere un'altra volta, se siamo fortunati, non siamo fortunati. Troviamo tre scheletri guerrieri che meniamo immediatamente utilizzando sempre un po' di magie che ci rendono il processo più veloce, dato che possono attaccare più nemici presenti sul campo. Vai Jessica! Tanto adesso abbiamo gli HP maxati, quindi non rischiamo più come prima.
25 punti di danno, dai. Incendio. Voilà. Colpiamo tutti e tre. E Angelo fa altro danno. Comincia a essere scarsino, eh. Tra l'altro non ha neanche un'arma, poveraccio, in questo momento, ma poi gliela riconsegneremo. Ok. Dai, qui possiamo andare di attacco fisico per chiudere. Ok. Doppia frustata per essere sicuri. Vai Jessica, bravissima. È bastato un colpo dei due per distruggere lo scheletro. E voilà! Siamo praticamente arrivati. Eccoci qui. Il Kogwar scompare. E giungiamo alle rovine dell'isola a nord-ovest del continente occidentale. Rovine che sembrano essere qui da tempo immemore, considerata l'architettura di questo edificio. Sentite anche la musica in sottofondo, è una traccia nuova che non abbiamo mai udito prima d'ora. Una traccia misteriosa, ma allo stesso tempo solenne. E vediamo che Dolmagus è davvero qui. Utilizzando il suo bastone, scompare, probabilmente all'interno. Cos'hanno da dire gli altri? Ci venisse un colpo! Ci siamo, eh! Abbiamo finalmente raggiunto Dolmagus e sono proprio in gamba. Finalmente raggiunto? A me sembra che non abbiamo fatto niente. Sembra quasi che Dolmagus si sia messo in trappola da solo, e infatti è strano, è la prima volta che non cerca di sfuggirci. Ci venisse un colpo! Non posso stare qui a ripetere la stessa frase all'infinito! Forse è meglio se conservo le mie imprecazioni per dopo che avremo sconfitto Dolmagus. Ora servono fatti, non parole. Ci siamo, il momento tanto atteso è qui. Il momento che i nostri eroi attendono da tempo immemore, da quando questo lungo viaggio ha avuto inizio. Non mi è piaciuto per niente il modo in cui Dolmagus ci ha guardati e ha sogghignato prima di sparire all'interno delle rovine. Se vogliamo entrare, dobbiamo essere pronti a tutto. Non possiamo sapere quali trappole abbia preparato il nostro avversario. Infatti sembra strano. Puzza tantissimo questa situazione. Comincio ad avere la sensazione che questa potrebbe essere una trappola. Non posso credere che Dolmagus non ci abbia attaccati prima di entrare nelle rovine. Non dimentichiamo con che razza di soggetto abbiamo a che fare. Deve avere qualcosa in mente. Jessica non si fa fregare. Retrode silenzioso, probabilmente colto dall'importanza di questo momento che non si aspettava arrivasse, o meglio, non riesce a realizzare di essere finalmente ad un passo da colui che gli ha rovinato la vita. Prima di entrare, però, faremo un giro qua dentro perché potremo recuperare una mini medaglia. Vediamo che però qualcuno è già stato da queste parti perché queste casse sono state aperte. Evidentemente qualche esploratore era già venuto in questa zona. Davanti all'entrata, parallelo, troviamo questo enorme obelisco. Anzi, non è neanche così alto. Su di esso vi è un incavo vuoto con un'iscrizione che leggiamo subito. Nel monumento di pietra c'è un piccolo spazio con sotto delle parole incise. Qui giace sigillata un'oscura storia. Solo una luce magica può dissipare l'aura oscura in cui è sepolta. Parla di una luce magica. Quindi ciò che noi possiamo fare in questo momento è entrare. Possiamo vedere che sopra l'entrata vi è una sorta di graffito che rappresenta una colomba su alcuni rovi, rovi che ricordano tanto quelli del castello di Troden. Ma bando alle ciance, entriamo e vediamo di incontrare il nostro avversario. L'arco di Eros per Angelo lo recupereremo tra poco. Andiamo. All'interno, però, il luogo sembra essere vastissimo. I nostri amici
Sono senza parole, sembrano preoccupati. Sembra essere un luogo senza fine. E con Dolmagus che ci deride, veniamo teletrasportati di nuovo all'entrata. Riprovando ad entrare, la situazione non cambierà. L'uomo ha lanciato un sortilegio che ci impedisce di raggiungerlo. Ergo, dobbiamo trovare una soluzione. Sentiamo cosa pensano i nostri eroi. Ma che sta succedendo? Un attimo fa eravamo lì dentro e ora siamo di nuovo fuori. Deve essere uno di quei cosi, come si dice, un fenomeno inespugnabile. Sì, insomma, un fatto strano. Inspiegabile, Yangus. Eh? Che cosa? Cos'è stato? Perché ci troviamo all'esterno? Com'è potuto accadere? Non ha smesso di prenderci in giro il bastardo. L'unica cosa che posso dire con certezza a proposito di quello che è successo è che sarebbe del tutto inutile riprovarci. Sì. E l'abbiamo visto anche noi. Nel frattempo sono arrivati i tre uomini di Cash & Carry. Vediamo se loro sanno qualcosa in più. Visto che siete anche voi sulle tracce di quel giullare, credo di potervelo dire. Siamo dei dipendenti del signor Golding, il proprietario del casinò di Baccarat, l'avevamo capito. O forse dovrei dire ex dipendenti, visto che il signor Golding è stato assassinato da quel giullare. E qui abbiamo la conferma ufficiale della cosa. Ci è stato ordinato di vendicare la sua morte, perciò siamo qui. E questo lo sapevamo già. When you all set off so bravely, we decided it was time we did the same. Ci abbiamo ispirati. So perhaps you could fill us in. Volendo, ma non sembrate molto utili, se devo essere onesto. I see. The dark aura coming out of the ruins is some kind of barrier set up by Dulmagus, is it? Sì. So we have to break through that before we can fight him then. But how? How do you break through darkness? Ah, wait a minute. How about the magic mirror of Argonia? People say that can dispel the dark. You never know. It might do the trick. If I remember rightly, Argonia's off to the southeast of Baccarat, isn't it? Quindi capiamo che nonostante il nostro nemico sia ad un passo, dobbiamo fare qualcos'altro, ossia andare verso il regno di Argonia a recuperare questo specchio in grado di dissipare le tenebre. Ed è proprio l'oggetto di cui si parlava qua sopra. L'oggetto in grado di sprigionare la luce magica, in grado di dissipare l'aura malvagia di colore violaceo. I nostri amici non saranno tanto contenti. Non possiamo entrare nelle rovine oscure senza questo specchio magico, eh? Quindi ce ne dovremmo andare ad Argonia, eh? È lì che si trova lo specchio. Già, e ricordiamo, tra l'altro, che il principe di Argonia era il promesso sposo, anzi è tuttora il promesso sposo della principessa Medea. Finalmente avremo modo di visitare questo posto che era stato nominato nei primissimi momenti di gioco. Vediamo Jessica che dice: Argonia, ma non è lì che vive il fidanzato della principessa Medea? Esattamente. Perché non menzioniamo la cosa per facilitarci il compito? Sono sicura che al re non importerebbe se... No, dimenticate quello che stavo dicendo. Sarebbe un'idea veramente pessima. Pensandoci meglio, al re non farebbe di certo piacere sapere che suo figlio ha un cavallo come promessa sposa. Beh, insomma, mica è colpa loro, però. Capisco quello che hanno detto, ma non avete avuto l'impressione che fossero spaventati? Che non avessero poi tanta voglia di affrontare Dolmagus? No, si stanno letteralmente cacando sotto. Molto saggio da parte loro. Nutro forti dubbi che sarebbero ancora vivi se avessero provato ad attaccarlo. Retrode è ancora silenzioso, non si esprime a riguardo. Quindi, a questo punto, non possiamo far altro che andare verso Argonia. Mi sembra ci fosse un altro dialogo, ma non dicono nulla. Mentre inseguivamo quel giullare, ho notato che ogni tanto si portava le mani al petto con una smorfia di dolore. Adesso che ci penso, credo che abbia cominciato a sentirsi male subito dopo aver colpito il signor Golding con quel suo bastone. E io gli ho sentito mormorare che era un peccato e che gli serviva un nuovo corpo o qualcosa del genere. Non so cosa volesse dire esattamente, ma aveva un tono che mi ha fatto venire i brividi. Attenzione!
Questo è un indizio interessante. Cosa intendeva Dolmagus con un nuovo corpo? Che diavolo sta succedendo al giullare? Abbiamo visto anche noi che sembrava visibilmente più stanco rispetto al solito. Chi lo sa che segreti nasconde? Comunque, per quanto riguarda le missioni principali, la trama principale, per questa puntata ci fermiamo qui. Prima di chiudere, però, andremo ad affrontare due altri piccoli compiti secondari. Uno si svolgerà nella casa, la capanna del vecchio che vive vicino a Ferbury, la capanna in cima alle grotte delle cascate. Quindi ci teletrasportiamo a Ferbury e andiamo direttamente da quell'uomo. Vi farò un taglio, ci vedremo direttamente a casa sua. E rieccoci nella capanna che avevamo visitato nel secondo episodio di questa serie. Tornando da quest'uomo, dopo aver ottenuto la nave, avremmo potuto fare questa cosa anche prima, volendo, qualche episodio fa, egli ci donerà dei nuovi pezzi di formaggio e ci darà anche qualche info in più riguardante se stesso e il nostro Manci. Se vi ricordate, avevamo visto a Baccarat, nella scorsa puntata, una statua che ritraeva un uomo identico a lui. Chissà chi è veramente costui. Comunque, parliamogli. Salve! Non capita spesso che dei viandanti si arrampichino fin quassù. Sei già stato qui? La tua faccia non mi è nuova. È certo che sì, ci siamo già visti. Va bene, comunque non è importante. Sono appena tornato da un viaggio alla mia casa natale. Sono passati anni dalla mia ultima visita. La mia vecchia mamma mi ha caricato di così tanta roba che a momenti mi spezzavo la schiena per portarla a casa. Quest'uomo però sembra essere già abbastanza vecchio. Quanti anni può avere sua madre? Ora ho così tanta roba che non so che farne. Questo è il tuo giorno fortunato. E riceviamo 4 pezzi di formaggio dolce, 2 pezzi di formaggio salato e 2 pezzi di formaggio angelico. Tipi di formaggio differenti che vedremo meglio nelle puntate a venire, perché hanno degli effetti diversi su ciò che farà il nostro topolino. Dalle mie parti c'è una vera venerazione per il formaggio. Solo formaggio, sempre formaggio e nient'altro che formaggio. E quando è ora di tornare a casa, ancora formaggio, infatti la madre l'ha caricato. E questo cos'è? Un topolino domestico? Ai topi piace il formaggio, si sa. Prova a darne un po' al tuo amico durante la tua prossima battaglia. Qualcosa mi dice che quella bestiolina non è un semplice roditore. Questo topolino nasconde qualcosa. E cosa dovrebbe nascondere? Spiacente, ma ho regalato tutto il formaggio che avevo. Eh? Da dove vengo? Ah, non è importante. Ma tu perché lo vuoi sapere? Comunque, se ti guardi intorno abbastanza a lungo, riuscirai a trovare da solo ciò che cerchi. E con questo, che vorrà dire? Chi è veramente costui? Vediamo anche gli altri cosa pensano. È una mia impressione, qui fa un caldo incredibile, sto sudando da pazzi. Non c'è da essere sorpresi, visto che qui dentro siamo stretti come sardine. Però, se non fossi stato abbastanza chiaro, sto cercando di dire che me ne voglio andare da qui. Adesso! Soffro il caldo, povero Yangus. Il panorama è meraviglioso e da fuori la casa sembra molto bella. Però l'interno è davvero piccola, non credete? E quello è il tizio che vive qui. Che delusione, oh poveretto, a una certa età anche. Speravo che qui, magari, vivesse una bella donna tutta sola. È andata male. Non c'è giustizia a questo mondo. Angelo c'ha la fissa, è pazzesco. Comunque, dopo aver salutato nuovamente questo misterioso individuo, torneremo a Peckham per andare da Dave lo Svelto, dato che dovremo consegnargli un po' di oggettini. Dave lo Svelto, praticamente, ha una missione secondaria a lui dedicato. Ci chiederà di portargli, secondo un ordine, determinati oggetti. Per ogni oggetto richiesto che gli porteremo, egli ci donerà o una somma in denaro o ci darà un'arma o un oggetto nuovo. In questo caso, noi gli consegneremo i primi 3 oggetti richiesti, ossia la medicina speciale, il boomerang rinforzato e l'anello dell'immunità. In questo modo riusciremo ad ottenere da lui l'ascia
lascia del bandito per il nostro Yangus, che erroneamente io nella scorsa puntata ho chiamato ascia da battaglia. L'ascia da battaglia è un'altra ascia meno potente rispetto a quella del bandito. Eh? Vuoi passare da dietro? Hai qualche affaruccio da sbrigare, eh? Sì, sì, facci passare che dobbiamo parlare con il caro Dave, lo svelto di affari. Ah, tra l'altro, già che ci siamo, prima di entrare recuperiamo anche l'arco di Eros dal pentolone alchemico, così possiamo ridare un'arma al povero angelo che in questo momento non ha nulla. Eccolo qua, realizziamo l'arco di Eros. Potevamo farlo già un po' di tempo fa, in effetti ho aspettato tantino, però ora siamo a posto. Adesso il nostro angelo avrà un arco decisamente migliore rispetto a quello che aveva prima. Allora, dove me l'ha messo? Come sempre qua, trovare un oggetto è una rottura incredibile. Forse gliel'ha già messo nell'inventario? Ah no, l'ha messo nell'inventario dell'eroe, come se gli servisse a qualcosa. Allora, lo diamo ad Angelo, che lo va ad equipaggiare. Ok, Angelo aggiunge l'arco di Eros al proprio equipaggiamento. Parliamo con Dave lo svelto. Diamine, avete convinto Red a restituirvi il cavallo. Devo ammetterlo, quando vi mettete in testa una cosa sapete come ottenerla. A proposito, quello del vostro carro non è mica un pentolone alchemico, eh? Certo che sì. Ci avrei scommesso, ma essere onesto è la prima volta che ne vedo uno. Onesto, poi in maiuscolo, chissà perché. Scusami se ho venduto il tuo cavallo in quel modo, voglio farmi perdonare. Ti va di fare un po' di soldi? Vedi, questo non è un negozio come gli altri. Io compro cose da alcune persone e le rivendo ad altre. Non so se mi sono spiegato. Ogni tanto mi è capitato di mettere le mani su della roba veramente rara e, in men che non si dica, mi sono fatto un nome nel campo. I miei clienti non sono interessati agli oggetti normali, di quelli che si vendono nei negozi tradizionali, niente affatto. Ed è qui che entra in ballo quel tuo bel pentolone alchemico. Questa è la mia proposta. Quando uno dei miei clienti vuole un oggetto particolare, io ti passo l'ordinazione e tu me lo prepari con il pentolone. Poi me lo consegni e io te lo compro a un prezzo interessante. Se vuoi invece dei soldi, posso darti in cambio qualche oggetto raro, scusate. Allora, niente male, eh? Voglio dire, questa è una proposta che non puoi rifiutare, eh? Cominciamo subito. Preparami una dose di medicina speciale, che abbiamo già. Quando hai finito, torna qui e portami l'oggetto che hai fatto. In cambio ti darò 500 monete d'oro, ok? Oh, quasi me ne scordavo. Anche se non vuoi vendere gli oggetti che realizzi, portameli qui a vedere. Se lo farai ti sarò molto riconoscente. Sì, certo, te la diamo. Affare fatto allora. Ok, dici di farmi un boomerang rinforzato. Lo avevamo già fatto qualche puntata fa, quindi glielo diamo subito, perché lo abbiamo già nel nostro inventario, sì. Ci dà 1200 monete d'oro e possiamo quindi consegnargli l'anello dell'immunità. Ricordatevi che questi oggetti devono essere consegnati in ordine. Non potrete per dire consegnargli l'anello dell'immunità per primo. Ok. E otteniamo così l'ascia del bandito. Prossimo oggetto che ci viene richiesto è una veste della serenità. Noi al momento ancora non l'abbiamo, quindi non possiamo consegnargliela. Andiamo quindi ad equipaggiare a Yangus questa nuova ascia, che manderà in pensione l'ascia di ferro che ci ha fatto compagnia per un sacco di puntate. No, volevo equipaggiarglielo, come sempre i menu fanno casino. Come potete vedere, questa nuova ascia aumenta di un bel po' l'attacco del nostro ladro tracagnotto. Gliela inseriamo in equip e ci siamo. Con questo, ragazzi, siamo giunti alla fine del 19° episodio di Dragon Quest 8. La prossima destinazione, come avrete sentito, è il regno di Argonia, luogo in cui dovremo trovare questo specchio in grado di generare una luce che dissiperà quell'aura malvagia che ricopre le rovine oscure, dove pare che Dolmagus si annidi davvero per questa volta. Come sempre, lasciate un like, lasciate un commento, ditemi la vostra e noi ci vediamo alla prossima. Buona serata, compagni di viaggio!